Il maltempo che ha colpito l'agro nocerino sarnese lunedì scorso ha lasciato strascichi per quanto riguarda alcuni istituti scolastici che sono stati maggiormente colpiti dalla tromba d'aria. I danni maggiori nella città di Nocera Inferiore, dove rimangono ancora chiuse la scuola Solimene e l'istituto alberghiero di Via Napoli. Intervento energico sulla scuola media ed elementare, dove la forza del vento, che ha soffiato oltre i 70 km/h, ha fatto alzare letteralmente la protezione di asfalto presente sul tetto della scuola. Dipendenti comunali al lavoro ininterrottamente per permettere agli alunni di rientrare a scuola lunedì mattina dopo il lungo ponte di Ognissanti. Tecnici provinciali invece al lavoro per la messa in sicurezza dell'alberghiero di Via Napoli, dove la furia di Eolo ha sradicato letteralmente un albero, mettendo a serio rischio l'incolumità degli alunni. Danni anche nella città di Pagani, dove ad essere maggiormente colpita è stata la scuola media Sant'Alfonso di Via Trento. Pagani Servizi e tecnici comunali ieri sono stati sul posto sino a tarda sera, sotto l'occhio vigile del primo cittadino Salvatore Bottone. I lavori alla scuola però non hanno inficiato il normale svolgimento delle attività didattiche con gli alunni che hanno svolto regolarmente lezione. Viste le giornate di festa, le amministrazioni comunali con i rispettivi comparti tecnici avranno tutto il tempo necessario per poter dare sicurezza e tranquillità ai dirigenti scolastici in vista della riapertura delle scuole prevista per lunedì mattina.